Natuzza Evolo è stata una mistica calabrese che ha avuto diverse esperienze mistiche. La Madonna le annunciò che il 26 luglio avrebbe vissuto una morte apparente. Ciò sarebbe accaduto durante la notte. Natuzza non comprese il significato della parola apparente e avvisò la signora Alba che finalmente avrebbe raggiunto il suo Gesù. Cadde in un lungo sonno che durò 7 ore, attorniata da tanti medici che erano là ad aspettare la morte annunciata. Per quanto riguarda l'incontro con Gesù, Natuzza, già all'età di 5-6 anni, sosteneva di avere di fronte, in alcune occasioni, una bella ragazza che le appariva. Era la Madonna, mentre aveva sempre sospettato che quel bambino bellissimo che giocava con lei e con i suoi fratellini e che solo lei vedeva fosse Gesù. A 8 anni le apparve San Francesco di Paola. Il racconto e il messaggio di Gesù. Era il 26 luglio 1938, racconta Natuzza. Avevo 13-14 anni. La Madonna mi disse: il 26 luglio farai la morte apparente. Io non sapevo che significasse la morte apparente e non ho detto apparente a quelle persone. Ero sicura che morivo e mi preparavo alla morte con preghiera. Dicevo: il Signore mi prende l'anima, e lo annunciai. Lo dissi alla padrona mia, la signora Alba, e lo dissero ai loro amici e a tanti altri. Allora mi sono addormentata per 7 ore, con tanti medici attorno che erano là ed aspettavano la morte e ordinarono la cassa da morto. Mi avevano comprato un vestito azzurro bellissimo, che io l'ho provato ed ero felice. Dicevo: mi presento davanti a Dio con questo vestito bello, ero contenta. La signora mi disse: toglitelo, dopo che muori te lo mettiamo. Chi piangeva di qua, chi piangeva di là. Io non piangevo, ero contenta. Fu così che mi addormentai in un sonno profondo. Era di sera, era tra lume e lustro, e mi trovai in un posto bellissimo, che era come una cupola, ma largo largo e rotondo come una piazza. C'era una luce meravigliosa, che faceva 1000 colori, bellissima. Ho visto tante anime di defunti, con il viso per terra, in ginocchio, che pregavano, altri in una grande luce. Gesù predicava e tutti gli altri rispondevano, meno di me, che non sapevo come rispondere, ma pregavano tutti. Io nel mio cuore pregavo a modo mio, solo che avevo quella gioia e aspettavo di fare la fine che avevano fatto gli altri. Gesù al centro diceva: benedetti tutti, siete con me. Poi Gesù è arrivato a braccia aperte dove mi trovavo io. Io tremavo come una canna. Mi ha detto: figlia mia, dividiamoci i compiti senza che ti emozioni. Natuzza, io non so quali sono i compiti. E Gesù disse: portare a me le anime sono i compiti, amare e portare, compatire e amare. Ma non ti arrendere, prometti o sì o no. Natuzza disse: tutto quello che dite è legge e io accetto. Gesù: anche la sofferenza? Natuzza: certo, per amore accetto pure la sofferenza. Gesù mi ha abbracciata
mi ha dato un bacio in fronte, ero contenta. Tu rimarrai sempre con me, mi ami? Natuzza rispose, io sì, ma voi mi amate? Gesù disse, ti ho creata, ti sto crescendo, mi devi aiutare e io aiuto te. Natuzza disse, perché avete scelto me, che sono cretina, che sono una scema? C'erano persone istruite, intelligenti. Gesù disse, no, io scelgo quelli che mi possono aiutare nel cammino per convertire e poi scelgo le anime semplici che accettano il mio parere. E quando una non accetta, non si deve ritirare. Io scelgo le persone umili per fare del bene agli uomini. Natuzza disse, oggi è il giorno più bello della mia vita. Gesù disse, il seguito deve arrivare. Natuzza disse, e così ci siamo abbracciati, abbiamo fatto il colloquio. Lui si è messo a pregare e a predicare. Mi sono emozionata terribilmente. La Madonna disse, accetta. Lui ti ha generato nel ventre di tua madre e ti ha scelta. Natuzza disse, e perché ha scelto me e non ha scelto un'altra? La Madonna disse, perché ha trovato il terreno fertile e gli puoi dare un sostegno per la conversione e la salvezza delle anime. Figlia, il Signore ti ha messo in un branco di lupi, però tu, con l'aiuto di Dio, sei capace a domarli. Mantieniti forte. Natuzza disse, mi ha fatto una carezza. Quando mi svegliai ero felice per quello che avevo visto, però infelice perché ero tornata indietro. Mi è rimasto dentro sempre questo desiderio di raggiungere quel posto. Mi sono chiesta, e quando lo vedrò più quel posto? L'angelo disse, devi fare una lunga strada di sofferenze per arrivare a quel posto, se vuoi arrivare. Chissà quanta gente desidera vederlo e non l'ha visto. Tu l'hai visto prima del tempo. Natuzza disse, ed ogni 26 luglio rivivo quella stessa esperienza.